quello che mi ha sorpreso, a parte la simpatia della signora Bianca di Sabina, che c'è stata una bellissima sintonia, perché alla fine della vita io cerco di vivere anche giocosamente, non pesantemente. Però la sorpresa è come mai un ragazzo di Osnago 40 anni fa conosceva Gericò. Non personalmente, però sentivo che era già un po' nella mia vita. E anche uno si domanda, ma come mai conoscevo Gustav Mahler? No, Dio Slavio. Cioè, per dire, ci sono delle cose che sono nell'aria e se uno è sensibile le porta dentro di sé. Questo per dire che vi ringrazio, che siete venuti.